Ciao e benvenuto anche a te nella Riding Experience di Moto Days. Ehi. Allora Max, ho visto che sei già andato a farti un giretto sulla KTM. Beh sì, perché io ne ho una con la stessa motorizzazione, però un SM che è un po' più da come ti posso dire, da divertimento, no? Invece l'Adventure dovrebbe essere per una... Sai, io non è che faccio poi viaggi lunghissimi, io faccio 30 km dalla radio la mattina a casa mia, a Roma, e però sai che è un po' KTM da... È stata la mia prima moto, è stata sempre l'unica moto che ho avuto. Quindi sei particolarmente affezionato, poi sì, ti piace il fuoristrada. Mi piace molto il fuoristrada, mi piacerebbe una volta portarla in qualche duna del deserto, per ora faccio un tragitto che è più via della Pisana, via Gregorio VII, via Cipro, questa è la mia tappa e non mi serve roadbook, diciamo, per farla. Hai già fatto qualche garetta, però... Sì, di motocross sì, no, di enduro mai. Come è andata? Va bene, a livello regionale, bene, fino a Lazio, bene. Sì, è andata bene. Ma erano anni, cioè, era un po' non pionieristici, però insomma, speriamo di dire, quasi 30 anni fa, 25 anni fa, 26 anni fa, scorso dai miei 13 fino ai miei 19, 20 anni, quindi. Beh dai, per fortuna posso dire di vederti anche in moto, invece che sempre in mezzo ai pacchi. Beh sì, insomma, io che... Visto, c'è chi ha tante fortune di poter stare sempre all'aria aperta. Io ho la fortuna di stare un po' a casa della gente, del pubblico italiano. E proprio poi un marchio come KTM, che è un po' quello che noi da ragazzini sognavamo proprio, no? Certo. Io c'avevo una moto in testa che era di Ivan Alborghetti, era un KTM bianco con la scritta rossa, blu. Cioè, i ricordi, le moto sono i nostri ricordi da bambino e ci fanno sentire un po' bambini ogni tanto ancora. Bene, grazie mille Max. Grazie a voi.